Buonasera, benvenuti a tutti. Intanto ringrazio per la partecipazione. Direi che possiamo già andare al sodo, tagliando un po' corto. È un libro che è stato realizzato con il contributo di diversi enti e associazioni, sia nazionali che locali, e tutte le associazioni della Fonte, come si è detto, faccio parte, ma anche ad esempio l'associazione Cime Trincee, che ringrazio per le immagini che riguardano il soldato Epopea, ma altre associazioni come la Società Storica Guerra Bianca e il Museo Storico Italiano della Guerra Onlus, che hanno fornito materiale e supporto tecnico. Faccio una piccola premessa prima del libro. Chi ha già visto questa presentazione scoprirà qualcosa di diverso, un po' modificata, perché sono una persona a cui piace anche un po' cambiare. Però ci tengo a fare questa piccola introduzione. Il libro non nasce così su due piedi, non nasce da oggi e domani, nasce da una passione venutasi a creare negli anni. E l'anno di riferimento per me è il 92, all'epoca avevo 5 anni. Io l'ho dato grazie a una canzone che è All That She Wants degli Ace of Base, che all'epoca andava tantissimo di moda, che all'epoca avevo 5 anni, appunto, me la imparai. E in quell'estate del 92 la mia famiglia ci portò a fare una delle classiche gite domenicali, che prevedeva tre tappe. La prima a Palmanova, la città fortezza su cui bastioni sono presenti ancora oggi, dei cannoni che all'epoca erano brandeggiabili, quindi si potevano muovere a destra e a sinistra, su e giù, senza nessuna restrizione. Seconda tappa, Aquileia, che sempre in quel 92 non era come la vediamo oggi, molti scavi erano lasciati un po' a se stessi, si potevano visitare quasi come degli esploratori che andavano a visitare, che ne so, l'Egitto piuttosto che la Roma antica del Settecento. E come ultima tappa, Re di Puglia. Re di Puglia, dove c'è il sacrario dei 100.000, di cui 60.000 ignoti, realizzato sul monte Sei Busi, di fronte al Colle di Sant'Elia, che per inciso quest'anno ricorre anche il centenario della creazione del cimitero degli inviti di Sant'Elia. Re di Puglia, teatro di aspri combattimenti durante le prime battaglie dell'Isonzo e dove il 12° gradone è sepolto anche un mio parente. Tutto questo per dirvi che sostanzialmente in quel 92 io entrai a contatto sia con l'esercito, con la Grande Guerra, ma anche con l'archeologia, che sono state due passioni che mi sono sempre portato appresso. Passando quindi alla presentazione del libro, vi dico che è un libro di 180 pagine, interamente a colori, perché un testo del genere, soprattutto di archeologia, presentato in bianco e nero non avrebbe reso allo stesso modo, soprattutto per il tipo di immagini che ci sono sull'interno. Formato anomalo, 22x22, quindi quadrato, steso inizialmente per la mia tesi di laurea nel 2011-2012, tesi presentata alla Ca' Foscari, che mi basta anche la lode, e rivisto, perfezionato, modificato, corretto, tagliato e via dicendo, fino alla stampa, quindi fino al marzo di quest'anno. Un lavoro quindi che è durato oltre 10 anni. E si compone di diversi punti. Prima di tutto c'è un inquadramento dell'opera, d'obbligo se si vuole parlare della poesia della Grande Guerra, si parla di recuperanti e di legislazione, si offrono casi studi, si parla di soldati ignoti, con un bellissimo capitolo realizzato da Nicola Cappellozza, che è un archeologo della SAP, Società Archeologica, e che opera un po' in tutto il territorio italiano. Si offrono alcuni salvi, che sono preciso dei controlli fatti sul terreno senza eseguire scavi del contiguo, ma solo registrando tutto quello che affiora nella superficie. Offro poi una vista su altri approcci metodologici e infine purtroppo non parlo però dei musei all'aperto. È un capitolo che ho dovuto tagliare per questioni di spazio, ma che praticamente potrebbe svilupparsi in un ulteriore libro che spero prima o poi di portare alle stampe. Parlando di archeologia, si parla di diversi tipi. Da noi in Europa c'è una classificazione, si parla di archeologia preistorica, classica, medievale e post-medievale. Medievale e post-medievale sono quasi quelli come sviluppo, anche se la post-medievale ancora oggi fa difficoltà a essere accettata dai medievisti. Però questa è una visione eurocentrica, nel senso noi europei abbiamo avuto tutto e dopo siamo andati a colonizzare l'esterno, almeno secondo questa concezione che è rimasta radicata in Europa per tutto il Novecento ancora. All'estero invece si parla di historical archaeology, in quanto se si va a pensare che una volta scoperta l'America le popolazioni americane sono passate da sostanzialmente la preistoria, come definiamo noi, al post-medioevo, si capisce che
l'Historical Archaeology serve appunto per colmare quella differenza di epoche. Ovvio, magari noi non lo sappiamo, magari i Maya hanno avuto anche loro un'epoca classica o un'epoca medievale. C'è da dire che l'archeologia post-medievale e l'Historical Archaeology hanno dei punti in comune. Hanno la conflict archaeology, cioè si occupano entrambi di archeologia dei conflitti. Se si pensa magari alla prima guerra mondiale, si può pensare anche alla seconda guerra mondiale, alla guerra dei cent'anni e via dicendo, come conflitti quindi in tutto la loro complessità. E si parla di battlefield e di landscape archaeology. La battlefield sostanzialmente va a indagare i campi di battaglia, quindi di prima guerra mondiale in Italia pensiamo dallo stelvio al mare, come landscape invece ci occupiamo dei paesaggi, cioè come si sono trasformati i paesaggi da prima della guerra a dopo la guerra. E un bellissimo lavoro è stato fatto sulle melette utilizzando le foto storiche, le foto della guerra e le foto germe proprio per far vedere come si sono evoluti quei monti a seguito del conflitto. Una cosa interessante, ho portato l'immagine di tre copertine di Archeologia Postmedievale, una rivista che esce con cadenza annuale. Vi ho detto che l'archeologia postmedievale nasce intorno agli anni 60, però la prima pubblicazione viene fuori nel 97. E se si parla di landscape archaeology, noi dobbiamo aspettare addirittura il 2009 per la landscape e per la battlefield, quindi siamo ancora più avanti, e per aspettare una pubblicazione sull'archeologia della Grande Guerra dobbiamo aspettare il 2018, anche se di archeologia della Grande Guerra in Italia si parla già ormai da diversi anni. Parlando di archeologia, non si può fare a meno di pensare anche all'utilizzo del cercametalli. Premetto, il cercametalli nella condizione archeologica è ancora fortemente osteggiato, perché comunque l'utilizzo del cercametalli fa sì che si crei un danno, diciamo, alla stratigrafia, e quindi si va a creare uno sconvolgimento dello scavo. In America, dove sono abituati anche a valorizzare i singoli sassi, hanno deciso di utilizzare l'archeologia e affiancarla anche all'utilizzo del cercametalli in un esperimento, poi ripetuto qualche anno dopo. Siamo a New Orleans negli anni 60, e in questo panorama che ricorda molto le ambientazioni di Forrest Gump, con questa casa colonica, questi alberi che si estendono in tutta la superficie, in quest'angolo di questo stato americano si è combattuta una battaglia in seno alla guerra anglo-americana, e si è deciso sostanzialmente di fare un'indagine archeologica mediante quadrati di 5 metri per 5 e utilizzare anche i cercametalli. Alla fine della sessione di scavo si è riscontrato che per scavare tutto con lo stesso sistema archeologico ci sarebbero voluti decenni, se non centinaia di anni. Con i cercametalli la superficie è stata coperta per intera, però si sono ricavati solo i materiali ferrosi, quindi avendo un parziale record archeologico. Parlando di guerra, però, mi limita anche l'azione dei recuperanti. Recuperati chi erano? Erano quelle persone che già durante la prima guerra mondiale si spingevano in quelle zone abbandonate dai combattenti per recuperare materiali che potessero tornare utili per la vita di tutti i giorni, ma anche per poterli rivenderli al mercato. Ovviamente si parla di metalli pesanti, quindi ghisa, ferro, rame, metalli che potevano essere poi rivenduti alle fonderie che li utilizzavano per altri manufatti. In più, i recuperati si occuparono, oltre che della bonifica dei materiali bellici, anche della bonifica dei corpi dei combattenti. Perché? Perché lo Stato pagava 12 lire per ogni caduto ignoto che veniva consegnato. Ne pagava un po' meno se il caduto aveva nome e cognome, e quindi cosa successe? Sostanzialmente bastava recuperare un corpo e consegnarlo come ignoto. Anche se nel cimitero le croce con nome e cognome, i corpi recuperati venivano ceduti come ignoti. In più, se pensate che la paga di un operaio è circa 10-15 lire al giorno, capite bene che conveniva di più vendere anche un caduto ignoto, anche più di una volta. Un corpo ha diverse ossa, ha 30 kg di ossa. E ovviamente se io le consegno una parte oggi, una parte domani, una parte dopodomani, non guadagno 12 lire, ne guadagno 12, 24, 36 e così via. E questi ignoti sono poi andati a riempire i sacrari che sono stati realizzati poi negli anni 30. Quando lo Stato si rese conto del danno che era stato fatto, decise di pagare un tanto a cranio. A quel punto là non serviva più portarsi a valle 30 kg di ossa, bastava recuperare la testa e portarla. Ecco quindi perché in alcuni casi si trovano ancora
corpi che sono stati rimaneggiati, se non addirittura decapitati, in epoca successiva alla Grande Guerra. Poi lo Stato decise di interrompere questa pratica e chi recuperava i corpi lo faceva semplicemente per il bene della nazione, cosiddetto. L'attività recuperanti è proseguita negli anni, si è evoluta da un'attività per fame a un'attività per studio, per ricerca, per collezionismo, e nel 2010 si è cominciato a pensare anche a emanare una legge a livello regionale Veneto che regolamentasse questa attività, sfociata poi nella legge del 2011 che prevede l'utilizzo di un patentino per poter ricercare. Ricercare dove? Come si è detto, dallo stelvio al mare, da grappa al biave. Tutte condizioni diverse che offrono possibilità di ricerca diversa e condizioni di recupero differenti. Pensate ai territori del Basso Piave, affetti da una salinità molto elevata, conservano malissimo i materiali, piuttosto invece i materiali che emergono dai ghiacciai sono diversi come conservazione. Appunto il territorio dove si ricerca è vario, si parte dalla zona dell'Alto Piave, che si dice la zona carsica, appunto. Non lo vedo. Alla zona del Comelico, Cadore, per non parlare poi della zona del Trentino, i materiali che vengono recuperati sono vari, si va dalle schegge, pestini di riconoscimento, oppure, come si è detto, da ghiacciaio, materiali di diverso tipo. Sono stati oggi portati, giusto per conoscenza anche degli altri, per condivisione, un cappello d'altino e uno zoccolo da muro che provengono appunto da un ghiacciaio, quindi vi do anche quale. È da dire anche un'altra cosa però. Chi fa ricerca sul ghiacciaio sa che sta andando a fare ricerca su zona archeologica. La provincia autonoma di Trento ha stabilito che i ghiacciai, visto la loro caratteristica, sono considerabili zone archeologiche. La stessa cosa si può fare nei parchi naturali e nelle zone protette. Un problema maggiore poi si è visto quando nel 2012 sono andati in onda programmi come questo. Programmi in cui uomini di tutte le età andavano in giro per cercare metalli in America principalmente, e ovviamente quello che trovavano, anche con l'utilizzo di ruspe, che da noi sarebbe una cosa improponibile, poi veniva rivenduto perché le cose devono essere condivise. Da noi condivisione significa consegnare a un museo, per loro significa portarlo al rigattiere. Punti di vista differenti, fatto sta che comunque questi programmi hanno portato a una diffusione estrema dell'uso dei cercametalli anche per persone che conoscenze in materia archeologica e di beni culturali diciamo che non ne avevano, e questo è un danno, perché per far capire il danno che viene fatto quando non si conosce una cosa bisogna faticare il doppio, e bisogna anche dire che lo Stato, le regioni, le province sono impegnate molto per tutelare i beni culturali. Addirittura dal 75, quando la provincia autonoma di Bolzano decise di vietare al 100% l'utilizzo del cercametalli, se no la scuola archeologica, quindi solo gli archeologici potevano utilizzarlo. Nel 2001 è venuta fuori la legge nazionale sul patrimonio storico della Grande Guerra, nel 2014 il codice dei beni culturali e poi via via altre leggi che sono state fatte da varie regioni e province. Come ho detto, questo libro l'ho dovuto rivedere e correggere più volte, perché quando io lo pubblicai, lo presentai in sessione di laurea, ad esempio il Friuli Venezia Giulia aveva presentato solo la legge del 2000, quella del 2013 è venuta fuori dopo. Così come la legge della Regione Lombardia, all'epoca avevo trovato solamente il disegno di legge e il testo delle proprie lo trovai solamente l'anno successivo alla discussione di laurea. Parlando di archeologia, ovviamente si parla di diversi temi, tutti contestabili, per carità. Analisi delle azioni belliche. Uno può dire, ci sono tante pubblicazioni, perché devo fare una ricerca archeologica sulle azioni belliche? Ci sono tanti libri, sì, ma una ricerca con scopo archeologico può portare a mettere i cosiddetti puntini su lì su quanto scritto sui libri. Può anche andare un po' contro a quello che è stato scritto sui libri. Si hanno informazioni sulla vita del soldato? Sì, ma ci sono tante pubblicazioni che ne dicono in tutti i colori sulla vita del soldato. È vero? Ma parlarne, scoprirlo in maniera archeologica e poi presentarlo a livello museale, cosa significa vivere in trincea, ha tutto un altro effetto che non parlarne sui libri. E così via sulle tecniche, sulle condizioni igienico-sanitarie, della gestione dei rifiuti, quindi dove si trovano le discariche, cosa che molto spesso i libri non dicono, ma che in realtà si trova praticamente al di là del parapetto della trincea, se non all'interno della trincea stessa.
Sfide tecniche costruttive, sì, ma ci sono i manuali del genio che parlano di come costruire le trincee e i baraccamenti. È vero, ovviamente il manuale del genio è un manuale che andrebbe bene in teoria, ma dopo bisogna applicarlo nella realtà. Ovvio che scavare una trincea sul suolo carsico per scavare una trincea nei campi di Jesolo ha tutto un altro significato. E poi c'è anche l'analisi epigrafica, lo studio dei resti ossei umani e quelli animali. E parlando di scavi, io propongo giusto qualche accenno. Questo per esempio è lo scavo di Punta Linke, effettuato quasi 15 anni fa. Dal ghiacciaio sono emerse diverse baracche, diversi oggetti che ovviamente difficilmente si sarebbero potuti conservare. E quello che vedete voi, sostanzialmente, è un fermo immagine di come di quello che è stata la ritirata dei soldati imperiali regi il 3 novembre del 1918. Ricevuta notizia che l'armistizio era in via definitiva, i soldati abbandonarono le baracche e le trincee così com'erano e tornarono verso casa. Gli archeologi che scoprirono queste baracche si trovarono praticamente in una sorta di porta temporale, scoprendo un mondo rimasto intatto. Quello che avete voi è una stazione teleferica, ma dagli scavi delle baracche vicine sono emersi oggetti interessanti, come per esempio questo mastellone per Krauti, che vi sfido a trovarlo in terreno carsico, o anche dei coppi scarpe in paglia realizzati a mano da manifattura locale, in alcuni casi col nome del proprietario scritto a matita sotto. E poi altri scavi più particolari. Questo è ad esempio lo scavo di Jeso, stato realizzato da H. Fosteri, è ancora in corso d'opera, solo che si sono spostati dalla località antiche mura, si sono spostati poco più a nord. E quello che vedete voi è un fosso anticarro tedesco della seconda guerra mondiale. Cosa c'entra con la prima? Sapete che per noi, noi camminiamo sul terreno normale, però se immaginate il terreno come una sorta di mille foglie, capirete che via via che si procede verso il basso si scoprono cose diverse. E in questo caso qua, rimettendo in luce il fosso anticarro, sono immersi materiali conducibili alla prima guerra mondiale, perché questa zona è stata teatro di forti bombardamenti. La chiesa, i ruderi della chiesa che sono presenti qua in zona antiche mura sono ruderi principalmente dalla guerra, erano già ruderi prima, ma diciamo che la guerra ha contribuito a rovinare quanto è rimasto. E sono rimasti diversi materiali, principalmente schegge, qualche bottone, tutti rovinati dalla forte salinità del terreno, perché non dimentichiamoci che questi terreni sono zone di bonifica, dove fino alla metà dell'Ottocento qua c'era il mare, sostanzialmente la palude, la barena. E sempre parlando di rischio archeologico, io mi sono poi interessato del rischio di ritrovamento ordigni. Questo l'ho fatto nel 2011, pensate che l'Università di Padova si sta occupando in scala molto maggiore dello stesso tema in questi ultimi anni. Quella che vedete voi è una granata calibro 100 emersa proprio dagli scavi di Jesolo, granata che impattò contro il terreno, si aprì, perse tutto il contenuto, ma sostanzialmente non esplose, si conservò in modo. E quello che vedete invece in pianta è sostanzialmente la graduale avanzata italiana all'interno di un territorio conquistato dagli austriaci intorno a dicembre-gennaio del 1917-18. Vedete la testa di ponte italiana, capossile, vedete la rotatoria che si fa per andare a Jesolo, tornare da Jesolo, e vedete che sostanzialmente per andare dalla testa di ponte a la rotatoria ci vuole circa un mese per conquistare 400 metri di terreno, quindi immaginate gli scontri e il danno arrecato dalla guerra in questi territori. Ancora, alla fine del conflitto, quindi in questa zona qua, venne realizzato un cimitero di guerra, poi dismesso a favore del Sacrario del Lido. Ancora da quel campo emergono ossa umane, perché il recupero venne fatto in maniera un po' avanzata. Ancora, dal Sile, chi va a pescare col magnete, ovviamente provvisto di permesso, il patentino, per recuperare ancora materiale ferroso, perché durante i combattimenti, ovviamente, nel tentativo di guardare il fiume, il tentativo di attraversarlo sotto i bombardamenti, il mondo si perse. Ecco, hai tutti i presenti, tutti quanti i contadini che hai campi intorno. Non sta a pensare che da dopo, fine della guerra, qui trovavo un ordigno, aspettava i carabinieri che passavano. Spesso lo seppellivo. Lo conosco un signore anziano che abitava in via Bacchelette, che mi regala 5 misteri di libri, perché mi arriva una catastrofe da Dio, da Rio Granaro, che faceva paura, e mi ha detto, chi non tiene neanche idea delle cose che hanno buttato dentro a Piave Reggia, che serviva per Infatti. Non tiene neanche idea delle cose che hanno buttato dentro. Aldo Busatto, famoso recuperato. Abitava appena.
hanno usato il famoso recuperante deceduto negli anni 2000. Era noto perché era chiamato Tony Bomba, perché la gente importava le bombe per disinnescarle, prima e seconda guerra mondiale. E un aneddoto suo recitava: quando se una bomba sciaguattava all'interno, si evitava di contenere gas e subito finiva nel piave. In più, molto importante, è diciamo l'evoluzione della crociera della Grande Guerra e quello dei caduti. Si è passati dal fare la crociera della Grande Guerra come scavi di zone, trincee, baraccamenti, a recuperare come metodologia archeologica i soldati. Perché? Perché il recupero dei soldati in maniera archeologica dà un risultato migliore e sostanzialmente qualitativamente maggiore anche, che non uno scavo effettuato da soldati dell'arma piuttosto che da persone, pensate al soccorso alpino o chi per loro. Lo scavo permette di capire tante cose, innanzitutto di recuperare quasi la totalità delle ossa, capire se le ossa sono state sepolte subito o lasciate là sul terreno, recuperare il maggior numero di materiali possibile, perché ogni singolo oggetto permette di avvicinarsi all'identità del soldato. In più, analizzare uno scheletro significa anche capire chi era. Si può stimare l'altezza, si può stimare l'età, si può capire anche il lavoro che uno faceva in base allo stress ergonomico apportato alle ossa, quindi uno sforzo magari nei campi produceva un tipo di lesioni ossee diverse da uno che magari stava seduto dietro una scrivania. Se era affetto da scoliosi, patologie diverse, anemia. Capire anche la causa di morte. In questo caso qua vedete il cranio di questo caduto che è stato centrato da una scheggia di granata che sostanzialmente è entrata nell'elmetto scalzando la calotta dal proprio nuca e dal frontino, uscendo sul colpo. Qui vi propongo anche un altro cranio, per esempio. Si tratta di un soldato che morì a causa di un proiettile, la mitragliatrice del fucile non è andato a sapere, che però lo attraversò da destra a sinistra dall'alto verso il basso. Quello che però tutti cercano è il bestiame di riconoscimento. Il bestiame di riconoscimento, voi vedete qua quello del mio bisnonno, un bestiame in zinco con nome e cognome scritto indelebile, che si è conservato perché tenuto nascosto, incartato all'interno del baule di famiglia. E trovare un bestiame di riconoscimento significa avere la certezza di chi era la persona che si era, con cui si ha a che fare. In questo caso, appunto, Antonio Gennari. Nato a Bagnoli di Sopra, morto poi nel 1981, quindi la sua vita la visse piena. Lui tra l'altro la guerra la visse da lontano. Lui operò sulle fortezze della Lagoa di Venezia come telemetrista e quindi al massimo arrivò a Sant'Erasmo per vedere la guerra o sentire la guerra, ma non la vide mai in prima persona. Quello che però si trova sul campo di battaglia è ben differente. Stesso tipo di piastrini in zinco con nome e cognome scritto inchiostro indelebile, zincografico cosiddetto. È stato trattato con acido salico che ha recuperato il nome e cognome, ma difficilmente, se tenuti all'aria, questi oggetti si conservano così. Un altro caso, il piastrino austro-ungarico con i dati scritti su foglio di carta. Non pensate che gli austro-ungarici fossero meno di noi, perché anche noi nel 16 abbiamo deciso di abbandonare il piastrino in zinco per passare all'astuccetto contenente la carta. Ovviamente questo tipo di materiale è ancora più difficile che si conservi ed è stato la causa di molti mancati riconoscimenti a partire già dalla Grande Guerra. E vi propongo qua un caso particolare, un caso in cui il riconoscimento non è avvenuto immediatamente. Come si fa a riconoscere un corpo se manca il piastrino? Si procede per gradi, si vede innanzitutto che cosa è rimasto. Qua vedete il caduto, vedete lo scheletro di un soldato italiano, come si è capito dai materiali rinvenuti nel sito. Materiali, ovviamente le foto di cicatrice sono presenti nel libro, ho fatto una foto alla bacheca presente all'epoca al rifugio Lunelli, che non c'è più, esatto, perché adesso tutto il materiale è stato passato con la gente che si è Cassamazzano. L'avevo portato prima a Padova, è rimasto là un po', adesso è il museo di Cassamazzano. Ah, Cassamazzano, perfetto. E il materiale che vedete sono i scarponi da
la montagna, un cappello di foggia alpina simile a questo, e qualche altro materiale, caricatore, una mostrina, un orologio a taschine, resti in portafoglio, una targhetta di metallo con delle lettere scritte sopra. Però c'è il cappello alpino, è logico che questo sia un alpino, quindi cosa si fa? Si chiede al presidente Santo Pertini di venire a Santo Stefano di Cadore, si fa un funerale degno di nota alla presenza di numerosi medici, ex combattenti, perché si è trovato un alpino, partecipanti anche a questa conferenza, un alpino di Cregimi, del Fenestrelle. Il Fenestrelle ha combattuto qua sul Popera. Siamo al confine, siamo in Comelico, quindi al confine tra Veneto, Trentino e altri, e la faccenda sembra chiudersi lì. Peccato che però, per dare un nome a questo ragazzo, bisogna aspettare 40 anni. 40 anni dopo che in questi 40 anni qualcuno ha un'idea e dice: ma perché non analizziamo quei reperti che sono esposti alla vista di tutti quanti e possono forse essere interpretati? Facendo magari una ricerca più approfondita che non basandosi sul cappello d'alpino, che poi forse d'alpino manco è. E allora si nota meglio. È vero, c'è il cappello d'alpino, mettiamo da parte, facciamo finta che non esista. C'è un calendarietto di una società farmaceutica. Potrebbe voler dire qualcosa, potrebbe voler dire niente. C'è un filo telefonico. Filo telefonico è la classica corda di sicurezza in caso di valanga. Un filo telefonico da mezzo centimetro di diametro è capacissimo di salvare la vita a molti. 70 kg. 70 kg, quando uno peserà di più, comunque già in automatico. Era piccolo il mare. In ogni caso, una valanga quando arriva non si preoccupa del chilo della persona. Ma usavano il filo telefonico perché all'epoca le corde erano in canapa. Esatto. Per cui la corda in canapa bagnata che si ghiaccia diventa, per cui il telefonico era la via migliore. Infatti anche altri caduti che poi ho trovato solo da meglio avevano ancora in vita il filo telefonico ovviamente spezzato. C'è poi quella doppia C incisa sul metallo, che forse sono le iniziali di questo soldato. Già là uno si poteva fare domanda: vediamo quanti soldati con doppia C nel loro nome e cognome eccetera, magari ottenevamo qualche risultato. E più c'è quella stelletta sul bavero, una stelletta che non aveva la truppa normale, avevano solamente i graduati. E quindi là la domanda doveva essere: ma quanti graduati hanno perso la vita qua agli acciai del Popera? E non sono mai stati trovati. E non sono mai stati trovati, perché alla fine dei conti di dispersi sugli acciai del Popera erano tre. Ma prima domanda che mi sono fatto, che a volta stelletta ad ufficiale, quanti ufficiali sono morti negli acciai? Però all'epoca, 40 anni fa, all'epoca bastava dire che era alpino e tutti erano felici. Esatto. Mi ciccia, lui, visto il suo portafoglio, che avevo iniziato, che è venuto quanto, però mi dà sempre più una B. Però appunto bisogna indagare al fondo quando si vuole venire a capo della verità. E infatti, grazie appunto a Simmetrincee, è venuto fuori che l'alpino non era alpino, era un sottotenente medico del 24° reggimento fanteria, nato a Napoli nel 1890, Carlo Cosi. E quindi vedete che per dare un nome a una persona sono serviti tanti anni solo perché uno o più di uno si sono basati sulla presenza di un oggetto che voleva dire tutto o anzi voleva dire niente. Cappello d'alpino, vi chiederete allora cosa c'entrava? Semplicemente tenere più calda la testa che un cappello da ufficiale normale. Il cappello, quando è stato, quando l'ho analizzato, non riportava né segni di cucitura né segni di. È un cappello a tirolese. Era uno dei cappelli che usavano per tenersi calda la testa all'epoca, di sfoggia alpina. E la differenza del cappello che tiene in testa Carlo Cosi, ovviamente vedete anche la differenza. Poi se posso, scusate, quando l'hanno trovato nel 83, la finestra di cranio presentava ancora, che si sono decomposti in un paio di giorni, perché è rimasto, l'ha abbandonato un paio di giorni all'aperto, delle tracce di barba. Mi ricordo che io ho fatto la foto, ovviamente qua è sgranata. Quando abbiamo fatto cerca, alla fine siamo venuti in possesso anche delle foto da parte dei parenti. Infatti, e l'ufficiale aveva la barba rossiccia, purtroppo, esattamente come i peli che ci ha testimoniato il gestore del rifugio Minelli, che all'epoca aveva andato a recuperare.
Infatti a me è stato chiesto proprio in seguito a questa ricerca qua, che devo dire non ero molto fiducioso, però mi sono dovuto ampiamente ricredere, di fare una stima dell'età. Io ho cercato di valutare un po' tutto basandomi sulle fotografie che avevo in mano. Avevo stimato tra i 25 e i 30 anni, non ci ero andato molto vicino in base alla saldatura delle ossa. Come modo di dire, anche i denti non posso utilizzarli per stimare l'età in base all'usura, perché ovviamente li vedo solo in foto, non posso vedere persone. La barba, stimare l'età della barba è difficile. Vedo che il soldato ha la barba, ma la barba può venire fuori anche a 14 anni, quindi non vuol dire. Ovviamente capivo che era giovane, anche perché il cranio è fatto nel modo con cui si è aperto a seguito dell'azione del ghiaccio, mi faceva capire che le ossa non erano ancora perfettamente saldate, quindi era molto giovane. La conferma è venuta poi dal colore delle mustine, perché quelle che erano in bottega erano dalla parte avanti, parte di fronte, no? Quando ho potuto analizzare gli aspetti di persona, la parte dietro era tutta ricostruita rossa. Bastava girare, bastava girare. L'emozione è no, purtroppo all'epoca, se pensi, l'hanno trovato nell'arco di una settimana, hanno fatto il funerale. Quindi è stato portato nella chiesa là in zona, così vedo casa Mazzardi, se non ricordo, e messo dentro un sacco di immondizia, tra l'altro. E in una settimana l'hanno ricomposto, messo in cassa, chiamato Pertini, fatto il funerale, seppellito, e fatto due targhe per tutti dal Pino del Pupella. Quando si trova un caduto, molto spesso passano anche anni prima che questo venga sepolto, quando ovviamente tutte le strade sono state vagliate, molto spesso si conclude con un soldato in moto. Un'altra caratteristica del Regio della Grande Guerra è poter fare i fotoconforti, ieri e oggi. Quella che vedete qua è l'abbazia di Sant'Eustachio, siamo nella resa della battaglia sul Montello. L'abbazia, voi la vedete così, la foto risale 10 anni fa, si vedono infatti ancora molti crolli, l'edera che invade gli ambienti dell'abbazia, e l'abbazia è stata ridotta così dai canonizzamenti italiani e inglesi. Infatti le foto ci permettono di vedere come era prima della guerra. Nei canonizzamenti ostrungarsi anche, ovviamente, perché ogni contendente cercava di prendere possesso di questa altura per controllare poi le costruzioni sottostanti. E anche poi la musealizzazione del sito e la pulizia del sito hanno permesso di vedere gli ambienti in tutto il loro spettacolo, se volete passarmi il termine. La stessa stanza che avete sopra 10 anni fa è come appare oggi, una volta ripulita e riqualificata. Tra l'altro, in mezzo all'edera, al di sopra di questa stanza nicchiata, c'era il forno con ancora la cenere all'interno, c'era la cucina, c'era il serbatoio per l'acqua, le zone per le derrate alimentari del monastero, dove si dice che è stato composto, ossia è stato inizialmente avviata la scrittura del Galateo. Parlando di landscape archeologici, possiamo vedere i territori come erano e come sono. Io poi ho portato solamente l'immagine di una zona, siamo in Alto Adige, quindi in zona che non, in cui non si possono fare ricerche con cercametalli, come detto. Alterberg, siamo quasi al confine con l'Austria, sempre vicino al Veneto, e quella che avete voi qua è una trincea di prima linea austro-ungarica. Risalendo per questo costone, noi arriviamo in una zona dove sono presenti le gallerie, sono presenti zone di cucina e via dicendo. Altra cosa, il fotoconfronto. Siamo a campo Mezzavia, a sud-est di Asiago, e se non fosse stato per questa foto di questo mortaio del 210 italiano in postazione, non avremmo subito capito che questa sarebbe stata la postazione attuale. Si poteva immaginare una baracca, una tenda, una zona di passaggio piuttosto. Le foto di allora aiutano a capire oggi, quindi aiutano anche gli archeologi sotto questo punto di vista. E a livello personale mi sono interessato anche un po' di Sarri, come ho detto. Oltre a lavorare sulla cartografia come Jesolo, ho deciso di prendere in considerazione una singola zona del fronte, sono andato su Colombara, anche in più giorni consecutivi, perché ovviamente da studente non potevo permettermi l'appartamento in zona per fare le ricerche, quindi le volte andavo su ogni giorno. E quello che ho dovuto capire è come ha strutturato una difesa in profondità di una determinata zona del fronte, rintracciando quindi la prima linea, seconda linea, terza linea, le zone di baraccamenti, le discariche, le gallerie, ovviamente mappando e disegnando tutto. È stato un lavoro abbastanza impegnativo, volendo potrebbe venire fuori un libro anche solo su questo tema. E devo
poi mi ha portato a fare anche delle scoperte un po' curiose. Qua siamo all'ingresso di una galleria, cosa c'è di particolare? Si vedono i tronchi che arrivano alla volta, ma su questi tronchi viene steso il telo celato che serviva a proteggersi dal gas asfissiante. All'interno non si vede purtroppo, ma ci sono dei tronchi su cui i soldati si sedevano, perché ovviamente la galleria di Covolo andava tanto in profondità. E all'uscita di questa galleria erano presenti delle ossa. Se ne vede qua uno, questa è una scapola di animale. E uno può pensare, vabbè, sono i resti di pasto dei soldati che vivono qua, o sono i resti di pasto di animali. Però le ossa sono selezionate, sono ossa piatte, quindi scapole, pezzi di bacino, pezzi di costato, disposti anche in maniera abbastanza singolare, non sono stati buttati là in un accumulo. Certo, chi viveva qua dentro aveva i miasmi della carne o comunque delle ossa che si asciugavano. Un confronto con il Museo di Storia Naturale di Venezia mi ha aperto gli occhi. Perché mi è stato detto sostanzialmente che anche nei siti paleolitici si usava mettere le ossa piante di fuori delle grotte, perché drenavano meglio l'acqua che noi sassi. E quindi l'utilizzo dell'archeologia sul campo militare permette anche di capire quelle cose che i manuali del genio di certo non dicevano, che i soldati non riportavano. Io potevo pensare che la galleria era prova di bomba, certo, ma non che si potesse allagare, e che magari grazie all'utilizzo delle ossa che io ho utilizzato, che ho scartato da una generazione di animali, che ce ne sono anche in questo sito, macellati, magari poteva aiutare a preservare l'umidità. E infine, parlo di epigrafia. Per capire l'epigrafia della Grande Guerra, che ho frequentato un corso di epigrafia medievale. Perché? Perché durante il Medioevo si sono utilizzati diversi tipi di scrittura, anche quella gotica che è stata utilizzata poi soprattutto dalle truppe tedesche, austro-ungariche. E l'epigrafia ci permette di capire se siamo di fronte a iscrizioni estemporanee, che ne so, viva la pace che c'è un falcone, o di iscrizioni celebrative. Questa strada è stata costruita dal reggimento dei tagli Imperial Regio. In questo caso qua è una scritta probabilmente commissionata, realizzata su cemento all'interno della dolina dei 500 cosiddetta, perché sono stati trovati 500 soldati ignoti al suo interno, realizzata proprio a monte del Sacro di Puglia. E quello che vedete sono i nomi dei dottori che operano in questo ospedaletto da campo. I nomi vengono scritti sul cemento fresco e in seguito, quando ormai il cemento era asciutto, venne inciso un ultimo nome. La stessa mano che incise gli altri nomi incise anche quest'ultimo nome, appiccandole le tre, quindi quasi sovrapponendole per far stare tutto il cognome che diversamente non ci sarebbe stato. E come vedete, alla base ci sarebbe stato ancora lo spazio per inserire un altro nome di un altro medico. Probabilmente poi lo spostamento del fronte fece sì che si rese necessario aggiungere un altro nome. Io vi ringrazio dell'ascolto, sono una persona che ovviamente tende a fare continuamente ricerche, per cui non mi fermo di certo qui. Spero che vi sia piaciuto e che abbia anche incuriosito, anche al di là del mero aspetto archeologico, ma anche proprio per conoscere un po' di più l'ambiente in cui viviamo. Grazie a tutti.